Si legge economia collaborativa, ma si pronuncia innovazione e solidarietà a livello di comunità locali e la Toscana, come sempre, fa scuola con le sue esperienze già in atto, che si tratti di nuove forme di mobilità condivisa per integrare il trasporto pubblico locale nelle zone periferiche non servite o di valorizzare specie agricole locali grazie alla gestione collaborativa del patrimonio agricolo, magari per riscoprire varietà antiche. Il trampolino di lancio di tutto questo è Collabora Toscana, il libro verde per un'agenda sull'economia collaborativa e i beni comuni presentato all'Impact Hub di Firenze, non a caso uno spazio di co-working dalla Regione Toscana in collaborazione con ANCI e Dire e Fare 2017. Il libro verde è il risultato di un percorso iniziato un anno e mezzo fa, attraverso il quale, ha detto l'assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli, sono state mappate le diverse esperienze di economia collaborativa già messe in atto in Toscana. Come? Ascoltando il territorio e accogliendo le raccomandazioni e i suggerimenti arrivati da comuni, imprese, università, cittadini e start-up coinvolti nel lavoro, perché è nella vocazione locale dei territori che l'economia collaborativa nasce e si sviluppa. Il lavoro che stiamo facendo non riguarda quelle che sono considerate le piattaforme classiche della sharing economy, non ci occupiamo di Airbnb, non ci occupiamo di BlaBlaCar e piattaforme simili, quello è un altro mondo che ha modificato anche consuetudini, sta modificando anche le città, è un mondo da regolare, e il regolatore principalmente è quello europeo e quello nazionale. Noi ci occupiamo invece di quelle tante iniziative che anche a livello locale stanno sorgendo, in cui si mettono insieme, non solo si condivide, ma si mette a disposizione una proprietà, un'intelligenza per costruire iniziative di collaborazione che abbiano una valenza economica, ma che principalmente si preoccupano anche di realizzare prodotti e servizi pubblici. Prodotti e servizi che nascono come risposte alle esigenze dei singoli territori e il cui successo si misura proprio nella capacità di soddisfare questi bisogni. Ma facciamo un esempio di un caso tipico di economia collaborativa in cui ai benefici economici si affiancano quelli sociali. C'è una piccola frazione di un comune che ha vissuto anche uno spopolamento in questi tempi, quindi delle volte questo si verifica per esempio nei comuni montani. Vi sono due ragazzi o tre ragazzi che pensano alla realizzazione di una cooperativa di comunità che possa lasciare in quella frazione sia un'attività commerciale sia però anche un'attività di servizio, magari in un accordo con le poste, in un accordo con il comune. È chiaro che questo consente, uno, di avere un'attività di valenza sociale che arreca un fattore positivo per quella frazione, che quindi tenderà meno anche a continuare nello spopolamento. Due, per questi ragazzi, specialmente se sostenuti in una fase di start-up, per questa cooperativa di comunità che potrà nascere, anche una valenza di tipo economico. 12 prototipi di economia collaborativa inseriti nel libro verde che, anche grazie ad essi, è un'agenda per le strategie regionali in materia di economia collaborativa e beni condivisi. 4 di questi prototipi sono stati presentati sul palco dell'evento a Firenze e hanno messo in risalto i benefici che i territori su cui sono nati ne hanno tratto. Tra le tante esperienze, esportabili come modelli anche altrove, c'è quella delle cooperative di comunità, per la cui promozione la Regione ora pensa a un bando da realizzare entro metà 2019. Con finanziamenti a fondo perduto fino al 60%. I benefici sociali ed economici di questo tipo di esperienze sono tangibili, come dimostra il caso del Teatro Povero di Monticchiello, descritto dai suoi stessi attuatori. Noi partiamo sempre dalla matrice culturale, però abbiamo messo in sinergia tante risorse, insomma. Abbiamo fatto tesoro delle risorse che venivano da prodotti della terra, dal turismo, e piano piano, un pezzettino dopo l'altro, anche con tanta pazienza, anche con sacrificio, perché vivere in un territorio bellissimo
abbiamo questo privilegio, ma anche faticoso. E quindi niente, un tassello dopo l'altro abbiamo costruito tutti insieme un paese intero, proprio venendo dall'esperienza del teatro, continuandola, perché quella è la nostra mamma, insomma, noi partiamo e vogliamo arrivare lì. E abbiamo costruito una cooperativa, questa cooperativa di comunità, che dà innanzitutto servizi al paese che altrimenti non li avrebbe, però crea anche dinamiche di lavoro, sia dal punto di vista diretto, quindi proprio ha direttamente dei soci lavoratori, dall'altro anche indiretto, perché fa un volume, diciamo, di economico sul territorio. Ma il modello di sharing economy toscana, solidale e di comunità, riguarda anche il patrimonio agricolo regionale, con la valorizzazione della banca della terra e con la promozione di economie di filiera. E anche in questo caso gli esempi non mancano, come dimostra un altro caso illustrato nella giornata di Collabora Toscana, quello del recupero dei grani antichi di Montespertoli. Sì, noi abbiamo un'esperienza che mi sta molto al cuore, perché è sedimentata nel nostro territorio negli anni, si è rafforzata, si è costruito reti, relazioni, ha messo insieme tante cose e ha avuto un esito, sta avendo un esito importante anche dal punto di vista del profilo economico e del ritorno sul territorio. È quella dei grani antichi. Ora, per grani antichi non si intende grani egiziani, si intende i grani che sono stati progettati per il nostro territorio all'inizio del Novecento, grani che attualmente sono stati dimenticati dalla produzione dell'agroindustria di massa, in cui si cambia il territorio per invece di cambiare il prodotto. Invece, riscoprendo questi grani, si trova un prodotto che è adatto al nostro territorio, consuma meno acqua, meno bisogno di pesticidi e soprattutto è un prodotto che è molto più salubre, perché ha un minore apporto di glutine nella dieta. È un'esperienza che è partita ormai sono 10 anni fa e piano piano si è strutturata fino a raggiungere dimensioni rilevanti. Sul palco della giornata fiorentina dedicata all'economia collaborativa sono stati illustrati anche i casi di aree periferiche e magari non servite per motivi di costi dal trasporto pubblico locale, e in cui più soggetti si uniscono per garantire la mobilità, che può essere sociale, scolastica o turistica, come in via sperimentale si pensa di fare attorno a certi tratti della via Francigena o come già accade a San Casciano. E poi c'è il prototipo di economia collaborativa che riguarda i beni urbani e il recupero degli immobili pubblici. A Campi Bisenzio, per esempio, in un bene confiscato alla criminalità è nato un emporio solidale in cui si prende in prestito uno strumento per il fai da te in cambio di volontariato. Proprio le esperienze di recupero dei beni comuni sono tra quelli che la regione intende supportare. Abbiamo a Rispescia delle proprietà come Ente Terre, e in una di queste andremo a realizzare un'iniziativa in cui vi sia la vendita di prodotti della Maremma a chilometro zero, vi sia un piccolo ristoro, vi sia però anche un luogo in cui, essendo prossimo al centro sperimentale di Legambiente sull'agricoltura biologica e sull'ambiente, che sia anche un luogo che accoglie iniziative, sviluppa iniziative. E quindi faremo un bando per mettere a disposizione questo bene, ma di beni ne abbiamo diversi, sia noi che altri enti pubblici. Vi è tutto il mondo dei beni confiscati alla mafia, che a me farebbe, diciamo, oltremodo piacere intanto riuscire a metterli nella disponibilità pubblica e poi farci iniziative di questo tipo. Al percorso di crescita dell'economia collaborativa in Toscana partecipano anche i comuni, tra i soggetti coinvolti proprio nel percorso di mappatura e ricerca di Collabora Toscana, come ha sottolineato Emiliano Fossi, intervenuto per ANCI nella giornata fiorentina, ma anche sindaco di Campi Bisenzio, dove da 2 anni si organizza un festival dell'economia civile. Io credo molto in questo sforzo congiunto tra regione e comuni, perché io penso che ci siano molte buone pratiche in giro per l'Italia, in particolar modo per la Toscana, che è il terreno fertile. Da questo punto di vista dobbiamo metterle più a sistema, dobbiamo fare più gruppo, più squadra, collegarle tra loro. Allora ci renderemo conto, forse non sono troppo minoranza rispetto alla maggioranza, forse sono qualcosa di più, e quindi metterle insieme, fare rete, significa dare valore e provare a avere una visione altra. Quindi questo è uno sforzo fondamentale, assolutamente importante. Fare rete significa anche pensare alle politiche del territorio come a dei processi interattivi, questione affrontata al termine della mattinata. Non a caso, tra le esperienze proposte dal Libro Verde Collabora Toscana, c'è anche il coworking amministrativo. Ma di cosa si tratta?
Diciamo, il co-working è un luogo che tiene insieme, diciamo, più risorse nello stesso posto, che si scambiano, si scambiano, diciamo, idee, e dallo scambio di idee nasce sempre l'idea migliore, oltre che lavorare, perché non può farlo la pubblica amministrazione. Un'altra idea è appunto questa di far nascere un co-working della pubblica amministrazione toscana. Vorremmo sperimentarlo in regione per poi magari replicarlo anche in tanti altri comuni. Insomma, se dal percorso di Collabora Toscana è emerso che le esperienze di economia civile e collaborativa sul territorio sono molte più di quanto si possa immaginare, l'intenzione della Regione Toscana ora è di seguirle e accompagnarle, come? Con strumenti di vario genere, dai fondi europei che riguardano ambiti diversi come trasporti, cultura, turismo, agricoltura e sociale, agli strumenti finanziari di ultima generazione, come i social impact bond e i crowdfunding locali, con l'obiettivo di dare una cornice politica all'economia collaborativa, rivedendo anche le regole in vigore. Ancora le norme sono un po' rigide per questo tipo di iniziative, e quindi stare insieme, sentire le esigenze, significa anche aprire un percorso di modifica di queste norme. Per esempio, delle volte ci sono anche dei regolamenti troppo rigidi, per esempio noi possiamo dare un supporto per farle sviluppare. Fare delle linee guida, delle politiche nazionali, delle politiche regionali sull'economia collaborativa, poi è l'obiettivo a cui si tende nello sviluppo futuro di questo percorso. Un percorso che prevede anche una proposta di legge ad hoc che sarà presentata in Consiglio regionale.